mandati sul fronte. Erano anni di bombe e cannoni, di soldati oltre quel ponte. Erano tempi di croci uncinate, di terrore in camicia nera. Erano tempi di ferro e di fuoco, sangue feroce sull'Italia intera. Per chi ha partecipato, per chi è stato combattente, per chi è stato partigiano, per chi è stato resistente, per chi è andato sui monti con un bel nome d'avventura, per chi ha dato i suoi anni per una nuova primavera. Sono molto lieta di constatare l'impegno di tante ragazze e ragazzi a sostegno dell'ANPI, nata come associazione di partigiane e partigiani. Oggi l'ANPI è un'associazione di partigiane e partigiani che sanno parlare e interloquire con tanti giovani, perché appunto non si perda una memoria che non è né retorica né soltanto nostalgia, è proprio un presente migliore che vogliamo per tutti. E sappiamo che oggi il presente dei giovani è difficile sul tema del lavoro, sul tema dei diritti. L'ANPI è al loro fianco, così come lo furono i giovani che 67 anni fa sulle nostre montagne, nelle nostre pianure, hanno combattuto il fascismo e il nazismo e ci hanno gettato le basi, ci hanno donato la democrazia e la Costituzione. Non vogliamo perdere né il loro ricordo né il loro lascito. Per questo difendiamo la Costituzione e estendiamo la democrazia. Ma noi ormai abbiamo un po' di anni e di cammino percorso. È alle giovani generazioni che dal congresso di Chianciano e poi ancora con la nuova stagione dell'ANPI noi ci rivolgiamo per proseguire tutti insieme. Parole, si prese il coraggio tra il cuore e le mani, e venne il tempo che uomini e donne salirono il monte da partigiani. Piangeva la luna sul popolo stanco di fascismo, morte e violenza. Splendeva la luna sulla collina e si accese la stella della resistenza. Per chi ha partecipato, per chi è stato combattente, per chi è stato partigiano, per chi è stato resistente, per chi è andato sui monti con un bel nome d'avventura, per chi ha dato il suo cuore. Per chi è stato partigiano,
per chi oggi è qui presente, per chi è andato sui monti per un ideale di speranza, per lampi e partigiani, ora e sempre resistenza. Con lampi e partigiani, ancora e sempre resistenza.